You've got a hold on me. You don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around you. Show me an open door, then you go and slam it on me. I can't take anymore. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy on my heart, even though you don't mean to hurt me. You keep tearing me apart. Would you please have mercy, mercy on my heart? Would you please have mercy, mercy on my heart? Buongiorno a tutti. Da come potete leggere dal titolo, questo è un look pensato per queste feste meravigliose di Natale. No, sotto non sono nuda, ho una t-shirt che mi sono abbassata perché sono più belle le foto con il décolleté scoperto. È un look molto sexy. Inizialmente avevo pensato di usare un rossetto rosso, il classico rossetto rosso. Poi il look degli occhi mi è venuto così elegante, raffinato, che ci vedo più un rossetto naturale, però non effetto cadavere. Insomma, io non amo quei rossetti lì e a me piace molto, cioè non vi nascondo che anche se è molto grafico, anche se è un trucco occhi molto particolare, cioè è bello anche per un matrimonio, insomma, nel senso che è veramente particolare, credo, e non è difficilissimo da fare. C'è bisogno solo di fare un po' la mano con l'eyeliner, perché comunque ho fatto questa parte iniziale con l'eyeliner in penna e ho allungato anche la parte superiore facendo poi un eyeliner, insomma è tutto un eyeliner, solo che effettivamente se non riuscite a fare l'eyeliner, almeno per quanto riguarda la parte inferiore, se non riuscite proprio a farlo, bordate semplicemente la parte inferiore con l'ombretto marrone. Verrà comunque un effetto smoky, soffice e estremamente sfumato. Ho utilizzato un po' di news, un po' di novità e niente, vedrete tutto nel video. Io spero che vi piaccia. Fatemi sapere che cosa ne pensate, come sempre, con un like o con un commentino qui sotto. E un bacio e buon video! Faccio un mix di questi due fondotinta che sono i Double Wear di Estée Lauder, estendo il tutto con un pennello molto fitto da fondotinta. Successivamente sfumo il tutto con una spugnetta bagnata di Real Technique e questa la adoro specialmente per la forma ergonomica che mi permetterà poi di sfumare bene anche il correttore. Correggo le occhiaie con un correttore fluido beige e dopo con uno un po' più chiaro illumino il dotto lacrimale e do i punti luce nelle zone più sporgenti del mio volto. Sfumo tutto con la spugnetta di prima. Thanks for watching. Faccio le ombre con il mio amatissimo marrone freddo in crema e risfumo tutto. Applico questo bellissimo blush in crema seguendo sempre lo zigomo ed esaltandolo maggiormente. Ricordatevi che questo lavoro verrà benissimo solo se lo fate prima in crema e poi con le polveri. A questo punto fisso tutto con la cipria compatta ultra sottile di Neve Cosmetics e successivamente risalto le ombre, appunto, ed il blush con le polveri. An open door, then you go and slam it on me. I can't take any more. I'm saying, baby, please have mercy on me. Take it easy. Per dare un effetto super glow, decido di applicare questo illuminante dalla consistenza né troppo in crema né in polvere. Would you please have
Ridefinisco le mie sopracciglia prima con la matita e poi con il pot nella parte finale. Mercy, oh my heart. I drive through the night just to be near you, baby. Heart open, testify. Tell me that I'm not crazy. I'm not asking too much. Illumino e pulisco bene le sbavature con il correttore. Bagno questo bellissimo pigmento, lo adoro, con il Fix Plus e con un pennello da sfumatura stretto inizio a creare la sfumatura nella piega, prima con un colore intermedio e poi con il marrone caldo. Pennellino più piccolo e lo stesso marrone caldo di prima, bordo la rima inferiore sfumandola poi con il pennello da sfumatura, creando questo effetto smoky. Ed adesso munitevi di tanta pazienza e di un buon eyeliner in penna per tracciare sia la riga superiore che quella inferiore, lasciandola aperta nella parte interna. So baby, please have mercy on me. Illumino la congiuntiva con una matita burro chiara. Ciglia finte, super lunghe ed abbondante mascara, sia sopra che sotto. Infine correggo il mio labbro asimmetrico e sfumo all'interno del labbro questa bellissima tinta color carne totalmente matte. Spero che il tutorial vi sia piaciuto, vi do un grosso bacio e ci vediamo domani! Thanks for watching.